sì, per Libanon e Siedi. Sono il presidente Antonio Liberti dell'associazione Il Punto. Per questa bellissima manifestazione organizzata dal comune e dal grande mitico Tony Siniscalco e da tantissimi ragazzi che qui stasera stanno dando una mano veramente forte. Noi come associazione abbiamo il compito di fare varie cose, soprattutto per quanto riguarda il sanitario, la protezione civile, ma per tutte le necessità che ci possono essere in questa manifestazione. Oramai questa manifestazione ha superato i confini comunali, ci sono tanti gruppi che arrivano anche da fuori del comune di Baronissi. Che dire ancora? Che c'è ancora un'altra giornata per poter partecipare a questa manifestazione. Vi aspettiamo e a questo punto anche la nostra organizzazione in questo momento ha varie iniziative, tra cui quella che è stato creato un gruppo giovani che va dai 14 ai 16 anni, quindi coloro che si vogliono iscrivere in questo gruppo giovani che sta partendo in questi giorni, veramente è una cosa molto bella, una cosa nuova per impegnare anche e far conoscere la protezione civile ai ragazzi dai 14 ai 16 anni. Grazie a tutti e ci vediamo qui alle manifestazioni. Buonasera, mi presento, sono il responsabile dell'associazione Tempio Shaolin di Baronissi, diretta dal maestro Bruno Giordano. Siamo al terzo anno invitato qui a questa bellissima manifestazione Baronissiadi 2015. Volevo ringraziare da parte della nostra associazione che fa sport da anni, siamo da oltre 20 anni nella Valle del Lirno, Tony Siniscalco e tutta l'amministrazione che ci ha permesso di stare qui in queste bellissime serate. Diciamo che la nostra palestra si è esibita per ieri sera, un bellissimo spettacolo, abbiamo avuto la possibilità di far esibire i piccoli campioni del Wushu diretti dal maestro Giordano e una piccola parte degli atleti agonisti, perché i campioni, diciamo, a livello internazionale sono fuori per impegni sportivi. Michele Giordano, ricordo, a Zurigo, e anche Michele Domenico Giordano. Ieri sera, come già avevo detto, ci siamo esibiti per quanto riguarda la danza, diretti dall'insegnante Stefania Fuschini, che anche adesso è impegnata. Potrebbe essere pericoloso. Allora, ripeto di nuovo. Come dicevo, ieri sera ci siamo esibiti anche col settore danza, con le allieve dell'insegnante Stefania Fuschini, che collabora da noi da tanti anni. Quindi bambine piccole dai 4 anni, qualsiasi età, per la danza classica, moderna e jazz. Ancora un'altra disciplina all'interno della nostra scuola è il ballo latinoamericano e zumba. Ieri sera si è esibito un piccolo pezzo del latinoamericano diretto dal maestro Artemisio Di Floro, che lavora con noi già da un anno. Io voglio ancora ringraziare tutti i bambini che sono venuti a partecipare, dai più piccoli al più grande, e ancora grazie a questa bellissima serata. Bendis, dove si pratica Taekwondo. Questo è il terzo anno che siamo ospiti delle Baronissiadi, che è una manifestazione che è molto importante e ci mette in grado di pubblicizzare, di promuovere il nostro sport. Il Taekwondo è un'arte marziale coreana, e dove la caratteristica principale è il combattimento agonistico per il quale il Taekwondo partecipa alle Olimpiadi. Il Taekwondo è anche poi l'arte marziale più praticata al mondo e infatti anche qui nella provincia di Salerno conta oltre 20 società rispetto anche ad altre. Come potete vedere, il Taekwondo si pratica già da piccoli, dai 6 anni in su. Come associazione abbiamo molti campioni italiani e il nostro fiore all'occhiello è Botta Roberto, che in questo momento è in ritiro presso il centro di preparazione olimpica.
ha partecipato agli ultimi giochi europei e ha sfiorato nella categoria meno 80 la medaglia, è arrivato quarto a questi giochi. Ha solo 19 anni e quindi ha tanto tempo per potersi rifare. Già stato un buon punto per partecipare anche alle qualificazioni per le Olimpiadi del Brasile.